Accogliete la parola di Dio non come parola di uomini, ma qual è veramente come parola di Dio. Gesù disse ai suoi discepoli: Chiunque vi darà da bere un bicchiere di acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geenna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi, essere gettato nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Ognuno infatti sarà salato con il fuoco. Buona cosa il sale, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli darete sapore? Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri. Parola del Signore. Rimaniamo per alcuni istanti in preghiera silenziosa, ricordando quello che il Signore ci ha appena detto. Preghiamo insieme una preghiera per ottenere la sapienza divina. Chi la possiede si può unire con me, chi non ce l'ha si unisca soltanto spiritualmente. Dio dei padri e Signore di misericordia, che tutto hai creato con la tua parola, che con la tua sapienza hai formato l'uomo, perché domini sulle creature che tu hai fatto e governi il mondo con santità e giustizia e pronunzi giudizi con animo retto. Dammi la sapienza che siede accanto a te in trono e non mi escludere dal numero dei tuoi figli, perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella, uomo debole di vita breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi. Anche il più perfetto tra gli uomini, privo della tua sapienza, sarebbe stimato un nulla. Con te la sapienza che conosce le tue opere, che era presente quando creavi il mondo,
Essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi decreti. Mandala dai cieli santi, dal tuo trono glorioso, perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica e io sappia che cosa ti è gradito. Essa tutto conosce e tutto comprende. Mi guiderà con prudenza nelle mie azioni e mi proteggerà con la sua gloria. Eleviamoci innanzitutto, care sorelle, cari fratelli, alla Santissima Trinità, che è al centro di questa liturgia. Dio, la Santissima Trinità, ricordiamoci che infinitamente supera tutto quello che noi possiamo dire o comprendere o pensare di Lui. Dio infinitamente supera tutto quello che noi possiamo dire o comprendere di Lui. Infinitamente super Dio, infinitamente super realtà. Padre, Figlio e Spirito Santo, infinitamente super Padre, infinitamente super Figlio, infinitamente Spirito, super Spirito Santo. Un solo Dio, un solo infinitamente super Dio, in tre infinitamente super persone. E questo Dio, cari fratelli, ci ama, infinitamente super ama. E ci vuole portare a partecipare nella maniera più piena alla sua vita divina in cielo. Perché appunto noi possiamo veramente giungere al cielo, quindi perché possiamo essere veramente divinizzati nella maniera più piena in cielo, dobbiamo in questa vita evitare alcune cose che il Vangelo di oggi sottolinea in maniera particolarmente insistente. Dobbiamo innanzitutto evitare lo scandalo. Che cos'è lo scandalo? Ecco, scandalizzare significa essere causa o occasione di peccato. Quindi significa in diversi casi incitare l'altro al peccato, sedurre l'altra persona e quindi portarlo al peccato. Ecco, vedete, noi non dobbiamo scandalizzare, quindi dobbiamo essere di buon esempio agli altri, non dobbiamo scandalizzarli. Ma questo tema dello scandalo nel Vangelo di oggi ha una particolare sottolineatura. Perché, vedete, Gesù dice: se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. Se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. Se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. Ecco. Che cosa vuol dire questo testo? Voglio soffermarmi su qualche cosa che ci tocca in maniera molto diretta, tutti, perché dal Vangelo di oggi dobbiamo in particolare trarre qualche cosa che noi diciamo ogni volta che ci confessiamo. Quando ci confessiamo, noi diciamo: propongo di non offenderti mai più,
e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Ecco, abbiamo detto che noi non dobbiamo essere agli altri occasione di peccato, ma da parte nostra dobbiamo fuggire le occasioni prossime di peccato. Vedete che è un grave precetto morale quello di evitare l'occasione prossima volontaria di peccato mortale in particolare. Comunque dobbiamo, in quanto possiamo, togliere le occasioni di peccato, le occasioni prossime di peccato, specialmente quelle di peccato mortale, ma anche, in quanto possiamo, quelle di peccato veniale. Che cos'è l'occasione di peccato? Sant'Alfonso sviluppa questo tema in maniera molto profonda. Sentite quello che dice Sant'Alfonso. La massima parte della buona direzione dei confessori per salvare i loro penitenti consiste nel ben regolarsi con coloro che sono nell'occasione di peccare, oppure che sono abituati o recidivi. E questi sono i due scogli, occasionali e recidivi, cioè quelli che sono in occasione di peccato e quelli che ricadono nel peccato. I recidivi sono quelli che ricadono nel peccato, Questi sono i due scogli dove la maggior parte dei confessori urtano e mancano al loro dovere. Nel capitolo seguente parleremo degli abituati e recidivi. Ora parliamo di quelli che stanno nell'occasione. È certo che se gli uomini si impegnassero a fuggire le occasioni di peccato, si eviterebbe la maggior parte dei peccati. Il demonio, senza l'occasione, guadagna proprio poco. Ma quando l'uomo volontariamente si mette nell'occasione prossima di peccato, per lo più o quasi sempre, e quasi sempre, il nemico, cioè Satana, vince. Cioè vince Satana sull'uomo. L'occasione di peccato, specialmente in materia di piaceri sensuali, è come una rete che tira al peccato ed insieme acceca l'anima, così che l'uomo fa il male senza quasi vedere quello che fa. Spiega ancora Sant'Alfonso, l'occasione si divide in volontaria e necessaria. La occasione volontaria è quella che si può facilmente fuggire. La necessaria è quella che non può evitarsi senza danno grave o senza scandalo. Poi vi è l'occasione remota, è quella in cui l'uomo di rado pecca, oppure quella che si trova dappertutto. La prossima, parlando per sé, è quella nella quale gli uomini comunemente per lo più cadono. L'occasione, perché è un argomento molto studiato questo dell'occasione. L'occasione di peccato si distingue, ecco, nella cosiddetta occasione per accidens, quella che, sebbene riguardo degli altri non è prossima, per non essere atta di sua natura ad indurre comunemente gli uomini al peccato, nulla di meno, a dispetto rispetto di alcuno, è prossima. Perché, che cosa vuol dire qua? Che l'occasione prossima di peccato, quella nella quale gli uomini comunemente per lo più cadono, per alcuni, alcune cose non sono occasione di peccato, non sono per certe persone più forti, certe occasioni non sono occasioni prossime di peccato, ma per altri che sono più deboli su certi argomenti, certe situazioni sono occasioni prossime di peccato. Lo sono, appunto, come si dice, particolare per queste persone più deboli. Perché in queste, costoro,
frequentemente sono caduti o perché può prudentemente temersi che cadano per la loro fragilità. Poi Sant'Alfonso dice, del resto è certamente un'occasione prossima, sentite bene, quella persona che tiene in casa propria qualche donna o qualche uomo con cui spesse volte è stato solito peccare. Oppure quello che frequentemente nel gioco è caduto in bestemmie o frodi. Quello che in qualche osteria o casa è solito cadere in ubriachezze, o risse, o atti, o parole, o pensieri osceni. E dice Sant'Alfonso, questi tali non possono essere assolti nella confessione se non dopo che hanno tolto l'occasione di peccato, o almeno se non promettono di toglierla, poi secondo quello che dirà più avanti. E così non può essere assolto colui che andando in qualche casa, benché qualche volta, una volta l'anno, sempre ha peccato, perché a costui l'andare colà è già occasione prossima. Neppure possono essere assolti quelli che sebbene nell'occasione non peccano, tuttavia sono di scandalo grave ad altri. E poi, secondo alcuni dottori, si deve negare l'assoluzione a chi non lascia l'occasione esterna quando vi è congiunto un abito vizioso oppure una grande tentazione o una passione forte, anche se fino allora non vi abbia peccato, poiché facilmente appresto vi può cadere se non si allontana dall'occasione. Onde dicono, per esempio, che se una persona, una donna, fosse molto tentata, può essere una donna o un uomo, fosse molto tentata o tentato da una persona presso la quale lavora, e quella lavoratrice o quel lavoratore si conoscesse facile a poter cadere, è tenuto ad allontanarsi da quel lavoro, se liberamente può farlo, perché altrimenti è temerità lo stimarsi sicura o sicuro. Ecco, dobbiamo stare attenti alle occasioni prossime di peccato. E vedete, i dottori della Chiesa, i santi, i papi parlano di questo, cari fratelli. Dobbiamo stare molto attenti e dobbiamo appunto, come diciamo nella confessione, appunto fuggire le occasioni prossime di peccato, impegnarci a fuggire le occasioni prossime di peccato. Il Catechismo di San Pio X dice, notate bene, proprio sull'argomento che stiamo trattando, che cosa vuol dire che il proposito deve essere efficace? Ecco, quando vi confessate, il vostro proposito deve essere universale, fermo ed efficace. Allora il Catechismo di San Pio X spiega che cosa significa che il proposito, per essere un vero proposito adatto per la confessione, deve essere efficace. Il proposito deve essere efficace, vuol dire che bisogna avere una volontà risoluta di perdere prima ogni cosa che commettere un nuovo peccato, di fuggire le occasioni pericolose di peccare. Quindi bisogna avere una volontà risoluta di fuggire le occasioni pericolose di peccato, una volontà risoluta di distruggere gli abiti cattivi e di adempiere gli obblighi contratti in conseguenza dei nostri peccati. Che cosa si intende per occasioni pericolose di peccare? Per occasioni pericolose di peccato o di peccare si intendono tutte quelle circostanze di tempo, di luogo, di persone o di cose che per propria natura o per la nostra fragilità ci inducono a commettere il peccato.
siamo noi obbligati gravemente a schivare tutte le occasioni pericolose? Noi siamo gravemente obbligati a schivare quelle occasioni pericolose che d'ordinario ci inducono a commettere peccato mortale, le quali si chiamano occasioni prossime di peccato. Che cosa deve fare chi non può fuggire qualche occasione di peccato? Chi non può fuggire qualche occasione di peccato, lo dica al confessore e stia ai consigli di lui. Quali considerazioni servono per fare il proposito? Per fare un giusto proposito servono le stesse considerazioni che valgono ad eccitare il dolore, cioè la considerazione dei motivi che abbiamo di temere la giustizia di Dio e di amare la sua infinita bontà. In questa linea San Giovanni Paolo II disse: questa maturazione presuppone l'allontanamento dal male, la rottura con il peccato, l'estirpamento delle brutte disposizioni, la lotta, a volte dura, con le occasioni di peccato. Vedete, dobbiamo fuggire le occasioni prossime di peccato. San Tommaso d'Aquino dice: chi si converte a Cristo deve evitare il peccato e le occasioni di peccato. E ancora, occorre dunque non solo evitare i peccati, ma togliere le occasioni di peccato, non tutte, ma quelle che appunto si chiamano prossime di peccato, cioè quelle occasioni senza, appunto, quelle occasioni non togliendo le quali non è possibile evitare il peccato. Ci sono, appunto, ambienti, persone che con molta forza ci spingono a peccare. Ci sono situazioni nelle quali, appunto, cadiamo nel peccato, dobbiamo fuggirle con l'aiuto di Dio, dobbiamo fuggirle con l'aiuto di Dio. Nel caso in cui poi uno, pensate, una persona che non può fuggire perché appunto o sta male, quindi non può muoversi, oppure è in una situazione di detenzione, no? Un prigioniero non può fuggire di andare, non può fuggire magari un carcere in cui viene spinto a fare il peccato. Se non possiamo andare via, fuggire, dobbiamo pregare intensamente e dobbiamo mettere in atto tutti i metodi di prudenza per evitare di ricadere nel peccato. Allora, appunto, preghiamo perché possiamo tenerci alla larga anche dalle occasioni prossime di peccato. Vedete, lo Spirito Santo, che ci fa confessare bene, ci dona questa forza anche di allontanarci dalle occasioni prossime di peccato. Certe volte, sapete meglio di me, no? Ci sono persone dalle quali dobbiamo allontanarci, ma a volte è difficile allontanarsi, si crea un legame. Però se entra lo Spirito Santo in noi, ebbene ci dà la forza di allontanarci. Ricordiamoci, appunto, che per confessarci bisogna avere quella disposizione di cui io vi ho parlato tante volte. Dobbiamo essere disposti a perdere tutto, tutto soffrire, piuttosto che ricadere in peccato grave. Quindi dobbiamo allontanarci da queste situazioni che il peccato evidentemente ce lo propongono e ci fanno ricadere. La contrizione ci porta, la contrizione vera ci porta ad allontanarci dalle occasioni prossime di peccato, Bene, Signore, ci aiuti tutti perché
possiamo essere veramente sapienti e prudenti. E Sant'Alfonso, in una sua catechesi, mi ricordo, dice che la predica che dà più fastidio al demonio è proprio quella sulla occasione di peccato. Perché se le persone si allontanano dalle occasioni, molti peccati vengono evitati, eh? Allora il demonio non vuole che i sacerdoti parlino delle occasioni di peccato, della necessità di fuggire le occasioni prossime di peccato. Impegniamoci veramente tutti a conoscere sempre di più queste cose e a vivere sempre di più secondo questa sapienza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A quello che ho detto nell'omelia voglio aggiungere questo, e cioè che la mancanza del proposito di fuggire le occasioni prossime di peccato rende invalida la confessione. Perché? Perché tale mancanza determina la mancanza di proposito efficace di non peccare, e quindi determina la mancanza di vero proposito e quindi di vera contrizione. Questo sia ben chiaro, eh? Questa è la dottrina. Sant'Alfonso, ecco, Sant'Alfonso che cosa dice? Per parte del penitente è invalida la confessione se non ha il dovuto dolore e proposito. Notate, è invalida la confessione se non ha il dovuto dolore e proposito, specialmente se non vuole restituire come deve le robe, l'onore, la fama, eccetera, o se non vuole togliere l'occasione prossima volontaria di peccato. Vedete? Per parte del penitente è invalida la confessione se non vuole togliere l'occasione prossima volontaria. Ora, se noi andiamo al catechismo di San Pio X, catechismo maggiore di San Pio X, questo testo ci dice quanto abbiamo già sentito, ma su questo punto dice, vedete, il proposito deve essere efficace. Per essere un vero proposito, per esserci una vera contrizione, quindi per confessarci bene, per liberarci dai peccati, occorre che la contrizione nostra abbia un proposito che sia, tra l'altro, efficace. E dice, il proposito deve essere efficace. Vuol dire che bisogna avere una volontà risoluta di perdere prima ogni cosa che commettere un nuovo peccato, di fuggire le occasioni, quindi una volontà risoluta di fuggire le occasioni pericolose di peccare. Vedete? Volontà risoluta di fuggire le occasioni pericolose di peccato, le occasioni prossime di peccato. Una volontà risoluta di distruggere gli abiti cattivi, di adempiere gli obblighi contratti in conseguenza dei nostri peccati. E poi dice che cosa si intende per occasioni pericolose di peccare? Per occasioni pericolose di peccare si intendono tutte quelle circostanze di tempo, di luogo, di persone o di cose che per propria natura o per la nostra fragilità ci inducono a commettere il peccato. Quindi vedete, se non c'è questo proposito efficace, non c'è il proposito, non c'è la vera contrizione. E quindi la soluzione data a chi non ha la vera contrizione, con vero proposito, che deve essere anche efficace, è una assoluzione nulla. Ricordatevelo bene questo, eh? E per questo dice ancora questo catechismo di San Pio X al numero 739. Siamo noi gravemente obbligati a schivare tutte le occasioni pericolose?
Noi siamo gravemente obbligati a schivare tutte quelle occasioni pericolose che di ordinario ci inducono a commettere peccato mortale, le quali si chiamano occasioni prossime di peccato. Bene, ringraziamo il Signore che ci vuole donare proprio questa forza per liberarci da queste occasioni di peccato. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.